Bentrovati al TG6, iniziamo subito con la cronaca partendo da una notizia che riguarda l'omicidio di Montesilvano e cioè che il pub Birrami, teatro del delitto, è stato chiuso per 60 giorni su provvedimento emesso dal questore di Pescara Francesco Misiti, scaturito dalla proposta di sospensione delle attività commerciali avanzata dai carabinieri di Montesilvano. Vi ricordo, il Risto Pub è stato il teatro dell'omicidio di Antonio Bevilacqua nella notte tra venerdì e sabato scorsi. I locali erano stati oggetto di costanti controlli da parte dei carabinieri che avevano consentito di verificare come gli stessi locali fossero diventati luoghi di aggregazione di soggetti devianti, la cui concomitante e frequente presenza è in grado di determinare un allarme sociale. Questa è la motivazione del provvedimento. Nel frattempo proseguono le ricerche del 46enne di Montesilvano Massimo Fantauzzi, sospettato dell'omicidio di Antonio Bevilacqua. Di Fantauzzi non ci sono tracce dalla notte del delitto. L'avvocato Giancarlo De Marco, che è il legale della famiglia Bevilacqua, al nostro microfono ha chiesto a nome della famiglia giustizia sì, ma non vendetta. Sentiamo insieme il servizio con le interviste di Paolo Renzetti. Credo che la persona che è stata indicata possa essere quella che realmente ha sparato, cioè ormai è diciamo di dominio pubblico, anche perché poi c'è un video e sembra che ci sia una persona che abbia proprio indicato il nome, quindi credo che su questo non ci siano dubbi. Sui social, Massimo Fantauzzi, 46enne pizzaiolo con la passione delle armi, era stato già individuato come il presunto killer del pub Birrami, anche perché era stata la madre, poche ore dopo l'omicidio, a lanciare l'appello al figlio affinché si costituisse. Mancava dunque solo l'ufficialità sul nome del presunto assassino di Antonio Bevilacqua, il 21enne rom freddato con un colpo in faccia sabato scorso all'interno del pub di Via Verrotti a Montesilvano. I carabinieri, che hanno tenuto celato il nome del presunto assassino, hanno praticamente chiuso il cerchio delle indagini e continuano a dargli la caccia. L'uomo ha fatto perdere le sue tracce già da sabato notte fuggendo a bordo di una Honda CBR. Su Fantauzzi penderebbe anche una taglia, almeno questo è quello che si scrive sui social network. Somma che sarebbe stata posta dalla comunità Rom come incentivo alla cattura del fuggitivo. Però il legale della famiglia Bevilacqua, Giancarlo De Marco, smorza i toni, accesi anche dalla notizia del pestaggio della sorella del killer che sarebbe avvenuto all'interno del braccio femminile del carcere di Chieti, dove è reclusa. L'avvocato, a nome della famiglia della vittima, chiede giustizia e non vendetta. La famiglia ha un atteggiamento molto composto, vuole giustizia, non vuole vendetta. Queste sono le parole che mi ha detto la madre del ragazzo. Ora, se ci sono delle persone che magari vogliono interferire in questo, non so. All'appello manca soprattutto l'arma del delitto, un fucile che probabilmente il killer ha portato con sé nella fuga. Sul nome del presunto assassino però ci sarebbero ormai pochi dubbi, anche grazie alla super testimonianza del 56enne pregiudicato pescarese che assieme alle immagini delle telecamere di videosorveglianza ha incastrato Fantauzzi. Non è chiaro al momento cosa abbia potuto scatenare la furia omicida del pizzaiolo. Forse un'offesa, sicuramente un diverbio fuori dal locale un'ora prima del delitto. Sembra che ci sia stata una discussione, forse volato qualche parola, però niente poteva far presagire una conclusione del genere. Ma il movente quale potrebbe essere stato? Non ne ho idea, no, per il momento non lo so e sarà una cosa da vedere dopo. Investigatori e procura dovranno valutare anche la premeditazione dell'omicidio, sulla cui volontarietà però non c'è alcun dubbio, come conferma l'avvocato De Marco. Credo che sia indiscutibile la volontarietà di uccidere, perché le modalità del fatto, cioè puntare un fucile sul viso di una persona a distanza di poche decine di centimetri, denota proprio una volontà omicida. Non si può dire che uno ha sparato perché volevo intimorire. Sparare sul viso a una persona significa volerla uccidere. E continuiamo con la cronaca, ancora una rapina nella zona frentana, in particolare all'Eurospin di Atese, in località Piana La Fara. Andiamo a vedere insieme i dettagli nel servizio.
Assalto con carro attrezzi all'Eurospin di Atessa in località Piana da Fara. Ignoti nella notte hanno asportato la cassaforte, provocando decine di migliaia di euro in danni al supermercato tra i più frequentati della Val di Sangro. Erano le 4 del mattino quando ignoti hanno letteralmente preso d'assalto la vetrata dell'ingresso del discount a retromarcia, mandando in frantumi gli infissi, scaffali e solai in cartongesso. L'obiettivo era la cassaforte contenente l'incasso che è stata portata. Il bottino si aggira attorno ai 20.000 euro. Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Atessa, coordinati dal luogotenente Federico Ciancio, che nelle campagne poco distanti dal supermercato nel territorio di Perano hanno rinvenuto il carro attrezzi utilizzato dai malviventi e risultato rubato ad archi. Gli investigatori stanno prendendo visione dei filmati registrati dalle telecamere presenti in zona per riuscire a identificare gli autori del colpo. Lo stesso discount fu oggetto di un precedente assalto a luglio scorso, ma in quell'occasione i malviventi non riuscirono nell'intento e furono costretti ad abbandonare la cassaforte nel piazzale. Nessun residente ha sentito rumori. L'Eurospin è in posizione decentrata rispetto all'abitato di Piazzano e Pianalafara. Qualche testimone ha invece segnalato il carro attrezzi dirigersi verso il luogo dove poi è stato trovato dai carabinieri. Intanto cresce l'allarme tra la popolazione. L'area frentana negli ultimi mesi è stata presa di mira da bande di malviventi che hanno assaltato impunemente bancomat di banche e poste, da Castelfrentano ad Atessa, da San Vito Chietino a Frisa e Santa Maria in Baro. Quello dell'Eurospin di Atessa è solo l'ultimo in ordine di tempo. Non resta che chiedersi a quando il prossimo assalto? Ed ora passiamo alla sanità, all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Il problema della carenza di personale è diventato cronico. Mancano almeno 400 unità. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. All'ospedale dell'Aquila mancano almeno 400 unità affinché possa definirsi completo dal punto di vista del personale. Così dice la pianta organica secondo i sindacati. Ma in questo periodo stiamo affrontando il problema della carenza di personale, che mi sembra fondamentale, perché per garantire i LEA, per garantire un'assistenza adeguata, è chiaro che bisogna avere un organico efficiente, efficace, che possa soddisfare le necessità della cittadinanza e dare la possibilità ai lavoratori che in questo periodo soffrono perché spesso saltano i riposi, e allora noi chiediamo che venga, come dire, approvata, approntata e definita una pianta organica adeguata. Quante unità servirebbero per raggiungere una situazione, diciamo, di normalità? Ma in base alla pianta organica già approvata dalla regione, mancherebbero 400 persone. Un problema è anche la precarietà dei lavoratori. Molti di loro sono precari, appunto, e non sanno se i loro contratti verranno rinnovati, per cui si lavora sempre in un clima di grande incertezza. Chiaramente non possiamo, come dire, fare affidamento su un personale precario. Perché? Perché uno non sa se domani, come dire, viene licenziato o meno. Ci sono persone che sono 10 anni che stanno all'interno dell'ospedale, precari, continuano a essere precari, e questa situazione deve essere risolta. In tutto questo, ovviamente, turni di riposo e ferie che saltano, liste d'attesa e tutti i problemi che la mancanza di personale in un ospedale può comportare. Ma sicuramente i servizi, se non c'è un organico adeguato, è chiaro che il risultato non può essere, come dire, buono, eccellente. Noi vogliamo che all'interno dell'ospedale, dove ci sono eccellenze di vario tipo, professionisti veramente capaci, brillanti, e personale di comparto, per personale di comparto vuol dire la stessa cosa, e per mantenere questo livello di assistenza alto bisogna andare incontro pure alle necessità dei lavoratori. Altro tema che riguarda la sanità abruzzese e che è stato sollevato negli ultimi giorni è quello delle guardie mediche, a cui sono stati chiesti indietro dei soldi dalla Regione Abruzzo a seguito di rilievi della Corte dei Conti. Alle polemiche ha risposto l'assessore alla sanità Silvio Paolucci, che andiamo ad ascoltare nella intervista in cui spiega il perché del provvedimento.
C'è un decreto della Corte dei Conti, della Procura della Corte dei Conti, che rileva un elevato pregiudizio per le casse erariali e chiede alla Regione ovviamente conseguentemente gli atti che mette a disposizione rispetto a quel rilievo. E la Regione ha un diritto dovere di ripetizione in caso di illegittimità che deve essere certo accertata, ma che nel caso dell'istruttoria portata avanti dalle strutture tecniche della Regione viene palesata come ipoteticamente per l'appunto illegittima. Da questo punto di vista davvero non si può fare campagna elettorale strumentalizzando un diritto dovere dell'amministratore della richiesta del recupero di quelle somme, perché chi fa un ordine del giorno non risponde né amministrativamente né dal punto di vista patrimoniale, ma demanda a una sola persona, in questo caso l'assessore alla sanità, di rispondere sia dal punto di vista amministrativo che patrimoniale. Come dire, troppo semplice, per cui basta demagogia, non alimentiamo verso i medici come dire, false aspettative, ma come sta facendo l'assessore alla sanità cerchiamo di risolvere i problemi. E voglio ringraziare il sindacato dei medici di medicina generale che sta lavorando insieme all'assessorato alla sanità e alle loro strutture per dare legittimità alle somme del futuro, lasciando ovviamente ai giudici la sentenza per quanto riguarda il passato. E adesso andiamo, anzi torniamo in Val di Sangro, ma per aprire la pagina sindacale ci occupiamo della vertenza Honeywell. Prosegue lo sciopero davanti ai cancelli dell'azienda di Atessa. I sindacati chiedono alla multinazionale anglo-francese di discutere seriamente della salvaguardia dello stabilimento e dei 420 posti di lavoro. Sentiamo il servizio. Oggi si è concretizzato un matrimonio, quello tra il movimento operaio e le istituzioni. Abbiamo avuto Lolli che in un certo qual modo ha ufficializzato il suo impegno a sostegno della nostra vertenza, ma ci sono stati tantissimi amministratori locali che in un certo qual modo hanno seguito questa sua decisione. Quindi oggi c'è una sorta di alleanza strategica tra il sindacato, il movimento operaio e le istituzioni, e tutti assieme svilupperemo una serie di iniziative nei prossimi giorni. L'iniziativa numero uno è una manifestazione che stiamo organizzando da tenersi presso la sede centrale europea a Roll in Svizzera, dove noi vogliamo andare per rappresentare tutta la nostra rabbia e la nostra determinazione. Poi abbiamo deciso di mettere su una serie di incontri partendo dal prefetto, passando per le istituzioni con le quali vogliamo tornare a dialogare per tenere sempre vivo il confronto, e fino ad arrivare, diciamo così, alle istituzioni religiose. Quindi noi vorremmo che il Vescovo in un certo qual modo si interessasse a questa nostra battaglia. Quindi tante iniziative, ne tireremo fuori ancora delle altre. Ecco, per esempio il 27 stiamo pensando di mettere su una grande manifestazione qui davanti ai cancelli dell'azienda, anche per portare la solidarietà dell'intero territorio ai lavoratori in sciopero. E solidarietà ai lavoratori della Honeywell è arrivata anche da Articolo 1 MDP, sia con Gianni Melilla, deputato e capogruppo in Commissione Bilancio di Articolo 1 Movimento Democratico, sia tramite l'assessore regionale Marinella Sclocco. Proseguiamo con il nostro giornale. Adesso ci spostiamo in provincia di Teramo. Il caso dell'espulsione del sindaco di Alba Adriatica, Gabriele Viviani, dal Partito Democratico per insulti razzisti su Facebook ha creato caos e spaccature all'interno del PD di Teramo. Il prossimo congresso provinciale si annuncia così incandescente e pieno di colpi di scena. Sentiamo il servizio di Tania Bonici Castelli. Il caso di Gabriele Viviani, il sindaco di Alba Adriatica, espulso dal PD per insulti razzisti, spacca i democratici teramani che in questi giorni si stanno preparando al congresso provinciale. Intanto ricordiamo l'episodio. Giorni fa Viviani aveva proposto sul suo profilo Facebook di regalare a chi non ha diritto di stare in Italia una crociera con escursione sulla costa africana. La commissione di garanzia regionale del PD, dopo una valutazione complessiva sull'etica e sul comportamento del sindaco, non nuovo a questi commenti, ha deciso di espellerlo dal partito. Decisione drastica che non è piaciuta al consigliere regionale Sandro Mariani, che minaccia di riconsegnare la propria tessera, mentre per l'assessore Dino Pepe è giusto rispettare le decisioni prese dagli organi regionali del partito.
C'è grande movimento dunque in casa PD a Teramo in attesa di un congresso provinciale che si annuncia assai movimentato. L'asse Ginoble Mariani è per la riconferma del segretario uscente Gabriele Minosse, al contrario dell'area riconducibile all'assessore Dino Pepe, al consigliere regionale Luciano Monticelli e a Manola Di Pasquale, che chiede un cambio al vertice. In questo quadro scomposto c'è però una novità, rappresentata da un nuovo coordinamento di giovani professionisti, i Red Progressisti, che si propone come alternativa di una sinistra più a sinistra, ma che ha come primo obiettivo l'unità del partito. L'anima invisibile del gruppo è il presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino. Red Progressisti, un'area, un gruppo che rompe un po' le uova nel paniere del PD teramano. Più che rompere le uova cerchiamo di rimettere a posto i cocci. Noi riteniamo che da troppo tempo non ci sia più spazio all'interno del partito per discutere su diversi temi che sono cari al centro-sinistra teramano, ma al centro-sinistra in generale, temi come il lavoro, come la sanità, come il sociale, ma anche l'economia e la cultura. Quindi noi vogliamo provare a ridare a tanti militanti e non questi spazi dove potersi confrontare, perché riteniamo che ultimamente siano un po' mancati. Come andrà questo congresso provinciale del PD? Io spero che vada bene per il PD e spero che vada bene soprattutto per Teramo. Il PD è un partito pluralista che all'interno è giusto che porti avanti le idee di diverse aree e di diverse anime. Noi riteniamo che una sintesi possa essere più utile, ma se si vorrà arrivare al congresso con un confronto costruttivo con due, tre candidati. Allo scorso congresso i candidati in prima battuta, se non erro, erano 5, va bene lo stesso, ognuno andrà con le proprie idee, con i propri candidati e poi la maggioranza governerà il partito per i prossimi anni. Torniamo a Pescara, novità per l'affidamento dei parchi cittadini. Questa mattina in conferenza stampa il vice sindaco Blasioli, con delega al Verde, ha parlato dei bandi per la gestione dei 54 parchi di Pescara. Si inizierà con il Parco Florida. Sentiamo insieme il servizio di Paolo Renzetti. Inizia una nuova era per i parchi cittadini, per il comune di Pescara ci sarà questa possibilità di affidare tramite bandi la gestione di questi parchi ad associazioni che ne faranno eventualmente richiesta. Sì, credo che il cammino sia quello giusto, c'è un'amministrazione come la nostra sottoposta al piano di riequilibrio finanziario e quindi nell'impossibilità di poter gestire come si dovrebbe 54 parchi della città, oltre che la più grande riserva del centro-sud Italia che nasce appunto all'interno dei confini cittadini, doveva pensare a qualcosa di innovativo e questo è stato pensato dall'assessore che mi ha preceduto, garantendo la possibilità con una modifica del regolamento del verde urbano di installare all'interno dei parchi appunto dei gazebi di legno che possono essere gestiti da associazioni, ditte, persone fisiche o anche società che in cambio di questa installazione che potrà raggiungere al massimo 32 metri quadrati garantirà anche la gestione del parco. Gestione non vuol dire però soltanto manutenzione ordinaria, ma vuol dire anche sicurezza di questi parchi, cioè saranno dei parchi sorvegliati. Cominciamo settimana per settimana con questi avvisi, venerdì uscirà il primo avviso che oggi vogliamo pubblicizzare, che è quello relativo al Parco Florida, e poi a seguire il Parco Baden Powell, il Parco Caripari, il Parco dell'Accoglienza e pensiamo anche al giardino di Piazza Santa Caterina. Questa è un'iniziativa, Blasioli, che non vuole andare solo nella direzione del risparmio per l'ente? Assolutamente no, non solo direzione del risparmio, che pure è importante per un ente nelle condizioni in cui siamo noi, ma soprattutto una migliore gestione, una migliore manutenzione e appunto una migliore conservazione della cosa pubblica, che lo ripetiamo è una cosa di tutti. Adesso apriamo la pagina dedicata agli eventi e agli spettacoli. Presentata la stagione numero 72 della Società Aquilana dei Concerti Barattelli. Oltre 40 appuntamenti, spazio alla tradizione ma anche alla novità degli spettacoli dal vivo che porteranno in città attori importanti. Sentiamo.
40 appuntamenti in abbonamento da domenica 15 ottobre sino a maggio del 2018. È la 72esima stagione concertistica della Società Aquilana dei Concerti Barattelli, presentata dal presidente Giorgio Battistelli, che ha rimarcato ancora una volta la carenza di spazi e fondi, dando una stoccata alla regione Abruzzo. Quest'anno, se il comune dell'Aquila ha confermato almeno l'importo degli altri anni, dalla regione non è arrivato neanche un euro. Il cartellone però ancora una volta è ricco di eventi firmati dal direttore artistico Fabrizio Pezzopane, che ha saputo ben coniugare la tradizione con la novità degli spettacoli dal vivo. Abbiamo allargato anche a nuove forme di spettacolo e di concerti dal vivo, compreso per esempio la canzone d'autore. L'anno scorso abbiamo iniziato con Fabrizio De André, quest'anno presenteremo Paolo Conte, Lucio Battisti e Luigi Tenco, alcuni fra i più grandi compositori di musiche d'autore di tutti i tempi. E che dire, abbiamo sicuramente contiamo sulla grande fedeltà del nostro pubblico, che come al solito siamo convinti ci seguirà. Abbiamo ottime prospettive per quello che riguarda appunto il futuro. Abbiamo avuto un eccellente riconoscimento anche dal Ministero in termini di contributi, siamo stati premiati in maniera consistente, significa che abbiamo rispettato tutti i parametri. All'Aquila arriveranno artisti del calibro di Fabio Biondi, Benedetto Lupo, Giuseppe Andaloro, Stefano Bollani, la cantante Noa, ma anche attori come Luigi Locascio, Enzo De Caro, Sonia Bergamasco e Rocco Papaleo. Torneranno anche Peppe Servillo, Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura con Fabrizio Bosso. La Barattelli ha sottolineato come il numero degli abbonamenti non sia cambiato negli anni, sia pressoché lo stesso, ma di come siano aumentati in realtà i biglietti staccati, segno che in questa città ci sia ancora molto bisogno di cultura. Torna a Pescara con la regia di William Zola lo spettacolo Giulio Cesare, che si svolgerà a Villa Sabucchi il 22 e 23 di settembre. William Zola torna il Giulio Cesare di Shakespeare, due importanti appuntamenti a Villa Sabucchi, 22 e 23 settembre. Sì, 13esima edizione della Torre del Bardo, in collaborazione storica con la LAD del compianto Gianni Cordova, e presenteremo appunto questo pezzo importante della drammaturgia shakespeariana, che è il Giulio Cesare, un testo di un'attualità molto, molto viva, molto, molto attuale, scusate il bisticcio di parole, perché parla appunto sull'apologia del potere, sulla crisi che incute il potere, soprattutto quello che potrebbe essere uno scenario futuribile di sistemi non repubblicani, come allora ovviamente, e che potrebbero poi sfociare. Abbiamo degli esempi, no, nel sud-est asiatico, che insomma ci impressionano un pochino. Diciamo che la scelta del Giulio Cesare è un percorso, arriva a un percorso, non è un arrivo, è una tappa intermedia, perché è appunto scritta nel 1599 ed è segna per la drammaturgia shakespeariana una svolta, quindi la fine del secolo, l'inizio di un altro secolo. Dopo un anno arriverà l'Amleto, dopo arriveranno tutto il canone maggiore, appunto la fase maggiore shakespeariana, che porterà al Macbeth, al King Lear, alla Tempesta e quindi alle opere più importanti e drammaticamente più significative della drammaturgia shakespeariana. È un omaggio che facciamo anche a Gianni Cordova, che è mio marito, che ha voluto sempre diciamo, la cultura come base della prevenzione per la tossicodipendenza, e quindi qualunque forma d'arte è sicuramente migliore di ogni altra soluzione come prevenzione, chiaramente. Stesse date, sempre a Pescara, quindi il 22 e 23 settembre, per la terza edizione del Pinda Rock. Torna la terza edizione del Pinda Rock. Assessore Diago, un appuntamento importante dedicato soprattutto ai giovani. Certo, perché una delle cose importanti di questa città, non dimentichiamoci, la grande popolazione studenteschi, tanti ragazzi che fanno l'università in questa città, e molte volte l'università e quel mondo sembrava quasi sconnesso con il resto della vita in questa città. Invece questo bellissimo festival di band che piacciono a tanti ragazzi di questa città è un momento anche per unire i ragazzi di fuori dell'università e farli partecipare alla vita e al mondo studentesco, e per dare anche voce a tanti ragazzi
ragazzi che studiano e vivono all'università e vogliono quindi anche un rapporto con noi, con la città, con il comune, e il Pindalk mi sembra un'ottima occasione. L'obiettivo è anche quello di rivitalizzare ulteriormente anche la zona sud, la zona di Porta Nuova, Pescara, non eventi solo in centro ma anche in periferia. È vero, infatti è una zona bella e importante la città, vissuta appunto dagli studenti dove c'è l'università, è giusto che sia anche frequentata, ci sono iniziative anche più frequenti possibili per riportare anche al centro quella zona e chi ci vive e chi vuole andare lì a vivere un'esperienza diversa, musicalmente parlando, in quella zona della città. Ed ora apriamo la pagina dello sport, iniziamo dal Pescara, momento per nulla semplice per il Delfino, terzo pareggio consecutivo e soprattutto terza rimonta consecutiva. Il centrocampista biancazzurro Luca Valzania conferma le difficoltà del Pescara quando la squadra è in vantaggio e deve gestire il risultato. Ascoltiamolo. Probabilmente è un momento che quando prendiamo gol perdiamo le nostre sicurezze, sì, quindi non riusciamo a reagire, e questo qui, nel senso, nelle ultime tre partite ci sta mancando questo. Queste partite hanno detto che questa squadra non sa gestire il vantaggio. Non è che, diciamo, secondo me non sa proprio gestire il vantaggio, nel senso, perché comunque secondo me ci manca un pelo di maturità, che nel senso ci manca un po' di sicurezza magari nei momenti difficili della partita, perché nel senso può capitare comunque prendere gol, dobbiamo essere capaci di non perdere le nostre sicurezze, di non abbassarsi, di non abbassare la testa e continuare a fare il nostro gioco come abbiamo fatto fino a prima. Sono abbastanza contento, comunque sia preferivo che la squadra vincesse ovviamente, però dal punto di vista personale sono contento, dai. Tornando alla squadra in generale, queste continue rimonte subite fino ad oggi possono influire psicologicamente sulla squadra, sullo spogliatoio, sul morale di una squadra molto giovane come la vostra? Può influire, però dobbiamo essere bravi noi invece a fare in modo che non accada. È tutto questo segreto, perché nel senso, secondo me la squadra comunque sia, anche se giovane, è forte, perché lo dimostra il fatto che se per gli 80 minuti che abbiamo fatto il calcio, che siamo andati avanti 2-0, lo dimostra, e dobbiamo essere bravi e migliorarci magari nelle piccole cose che fanno la differenza, e di stare più attenti soprattutto quando gli avversari ci possono creare difficoltà in area. Al 91esimo sono arrivati anche i primi fischi della stagione da parte dei tifosi che si aspettavano una vittoria che Pescara tra l'altro avrebbe ampiamente meritato. Ora ci sono due trasferte, Cremona e Carpi. Sono due partite non facili, però noi dobbiamo azzerare tutto e prepararci al meglio, perché comunque sono complicate, però secondo me le possiamo affrontare col piglio giusto e far bene. E come detto, dunque, sabato il Pescara torna in campo allo Zini di Cremona. Sarà Francesco Furno della sezione di Roma 1 il direttore di gara del match. Il fischietto capitolino sarà coadiuvato dai guardialine Dario Cecconi di Empoli e Manuel Robilotta di Sala Consilina, quarto ufficiale Alessandro Prontera di Bologna. E restiamo sempre in casa Pescara. Adesso andiamo ad ascoltare un'intervista al tecnico Zdenek Zeman, che si è concesso qualche ora di svago giocando a golf dopo il pareggio di martedì con l'Entella. Il Boemo parla anche delle favorite nei campionati di Serie A e Serie B. Sentiamo l'intervista di Paolo Sinibaldi. Con Mr. Zeman alla Pro-Am che fa da prologo alla gara più importante dell'anno qui in Abruzzo, l'Alps Tour per professionisti. Allora facciamo subito un punto della situazione. Handicap attuale di Zeman? Ora penso 18. Insomma è salito un po', voglio dire, magari un po' meno pratica rispetto al solito, oppure? Oppure l'età sto peggiorando, sono arrivato anche a 13,5, per arrivare a 18 ci sono tante virgole. Allora, la squadra di Zeman è composta ovviamente dal professionista, perché la Pro-Am funziona così, c'è un professionista e poi ci sono tre amateur, poi Cangelosi, il vice di Zeman, e poi Pepe, come la vede?
Ma non lo so, loro sono più giocatori, io sono uno che vengo qua per scaricare i nervi, visto che la mia squadra mi crea problemi, e perché mi piace non pensare a tante altre cose. Un inciso sul calcio, ma poco, che problemi le crea la sua squadra? Problemi a questo punto psicologici, non le fa dormire la notte visto che viene sempre rimontata? Sempre, diciamo che questo è il calcio, però a volte fa innervosire. Vabbè, tre volte di seguito di solito non succede, no? Purtroppo. Si è dato una spiegazione, insomma, adesso ha dormito qualche ora dopo l'entella? No, ho dormito poco anche perché ieri abbiamo fatto una festa per un compleanno, quindi non sono molto a mio agio. Mister, chi lo vince il campionato di Serie A? Ma io spero che Napoli, perché per me gioca meglio il calcio. E chi lo vince il campionato di Serie B invece? Non lo so, ce ne stanno tante in Serie B, ci sono sempre tante sorprese, non si può dire, perché poi la classifica cambierà ogni settimana. Io spero che la mia squadra dirà qualche cosa. Quando ha detto qualche giorno fa c'è bisogno di tempo, no? Ma c'è bisogno di tempo per tutto, anche per imparare a giocare a golf, per imparare a fare uno sport bene, anche per il calcio. Il campionato di Serie B è lunghissimo, si riferiva soprattutto al fatto che il campionato è di 42 giornate e quindi bisogna avere pazienza? Sì, è lungo, poi ci sono alti e bassi, io spero che riusciamo a imparare a giocare insieme come squadra. Penso che i giocatori, ripeto, ci sono tanti ragazzi giovani che hanno del talento, quel talento bisogna metterlo per la squadra. Ed ora scendiamo di categoria per parlare del Teramo. Siamo in Serie C, buona la prima in casa per il Diavolo. Dopo la vittoria con il Ravenna però è tempo già di pensare alla difficilissima trasferta con il Pordenone. Dei tre attaccanti che compongono il tridente avanzato, soltanto Tulli non ha ancora segnato, l'ex Sud Tirol, però non sembra avere troppi assilli. Sentiamo l'intervista di Ania Cantagalli. Prima il Bonolis, prima vittoria, una vittoria che magari serviva soprattutto dal punto di vista del morale dopo due buone gare, ma anche dal punto di vista della classifica. Sì, soprattutto per il morale, come ha detto prima alla collega, è arrivata la prima vittoria, un po' sofferta, però ce la teniamo stretta. Dopo il 3-1 magari avete commesso l'errore di pensare che fosse già chiusa? Forse, abbiamo commesso diversi errori, soprattutto in alcune ripartenze, nella gestione della palla, dobbiamo migliorare molto. Siamo una squadra giovane, siamo solo all'inizio, possiamo migliorare, però secondo me siamo sulla buona strada. Bacio Terracino contro il Mestre, Foggia contro il Ravenna e Tulli, quando? Speriamo prima possibile, ma l'importante è portare a casa punti, poi il resto viene da sé. Domenica ci sarà un'altra gara complicata sullo stile di quella giocata a Vicenza contro un'altra formazione che gioca per vincere il campionato, insomma. Sì, sappiamo che Pordenone è una delle squadre più attrezzate del campionato, ma come con il Vicenza abbiamo fatto la nostra partita e la faremo anche a Pordenone senza paura, sapendo che dobbiamo migliorare in quelle cose dove siamo un po' mancati domenica. Voi sapete che siete costruiti per giocare soprattutto in velocità, Asta ha detto che in fisicità ovviamente un po' perdete. Quanto manca ancora per raggiungere i livelli che vuole il tecnico? Ma secondo me manca poco, però non è facile perché comunque siamo giovani, tanti non ci conosciamo e piano piano dobbiamo affinare l'intesa con i reparti e soprattutto nella gestione delle partite, delle situazioni, perché sul 3-1, come vi ho detto te prima, dovevamo chiuderla prima. La prima al Bonolis com'è stata per te? È stata una bella sensazione con, mi sembra, diversa gente. È bello quando comunque vieni, dai, si è tutti insieme e poi si raggiunge il risultato, è una bella sensazione. Poi bello stadio.
Ed è tutto anche per la seconda edizione del TG6, prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 23. Io vi ricordo anche che questa sera alle ore 21, come ogni giovedì, c'è l'appuntamento settimanale con Velò, la trasmissione interamente dedicata al mondo delle biciclette. In studio alla conduzione Jacopo Forcella, il patron della trasmissione Luciano Rabbottini con i suoi ospiti. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata. Thank you.